giuro che non ho ucciso un puffo, ma vi ho fatto il fluffy slime! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ben trovati sul canale. Oggi ragazzi, fluffy slime per tutti, ma un fluffy slime molto molto particolare. Innanzitutto è color puffo e quindi è troppo figo, e poi è un fluffy slime che si può mangiare perché è fatto con l'oro, con i marshmallow, un fluffy slime tutto fatto di cose dolciose. In pratica solo 3 ingredienti per un divertimento smodato. Andiamo di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per preparare il nostro fluffy slime per lo rifacciamo perché papà aveva perso il video. È vero, avevamo fatto questo, quello azzurro morbidissimo, il fluffy slime puffo, ma adesso facciamo il fluffy slime verde, quello dell'incredibile Hulk. Evviva! E allora, per il nostro fluffy slime colorato e completamente mangiabile, ci occorre dell'amido di mais, detto anche maizena, lo trovate in tutti i supermercati e può essere sostituito con fecola di patate, ma non con farina, ok? Non me lo chiedete nei commenti, dopo chiedetemelo se vi va, ma tanto sapete che vi rispondo sempre la stessa cosa. Una busta di marshmallow da 175 grammi e del colorante che può essere in polvere o in gel come questo. Noi per questo slime lo useremo verde, giusto una puntina. Di maizena o amido di mais ne occorrono 120 grammi. Cominciamo subito. Mettiamo i nostri marshmallow tutti in una ciotola in Pyrex o in vetro e poniamo questo così bello e tutto gustoso. E poniamolo in forno a microonde per 25-30 secondi alla massima potenza. Guardate qua, già questo è un gioco, voglio dire. Adesso in questo bel composto, che bello, dobbiamo buttare dentro un po' di colorante. Il colorante in questione è verde e guardate, vi faccio vedere quanto ne metto. Giusto una punta. Ok, ok, tieni. Grazie. Anche preparare, tieni, anche preparare lo slime con la vostra mamma è già di per sé un gioco. Grazie, puoi metterlo nel lavello, amico. E mescoliamo fino a fare uscire il verde del colorante. Ci starà un po' prima che si sciolga. Io già lo vedo. Ma viene fuori, guardate, viene fuori. Perfetto. A questo punto, dopo che avrete questa sorta di caramella appiccicosissima, prendete la vostra bilancia o andate ad occhio e mettete metà della confezione della maizena. Vi consiglio di metterla poco a poco perché a seconda del grado di calore che c'è a casa vostra, a seconda del grado di calore che c'è a casa vostra, può più o meno velocemente rapprendersi. Staccate con le dita, oh mio Dio, tutto il marshmallow dalla scatolina. Che devi dire, Enzo? Già queste fluffy. Già queste fluffy, ma ancora un fluffy un bel po' appiccicoso, eh? Ora dobbiamo farlo diventare un fluffy che sia meno appiccicoso possibile. E allora, cosa vi consiglio di fare? Prendiamo l'amido di mais e lo mettiamo. Bravo, però facciamo così. Mettiamo la nostra ciotolina qua di fianco. Facciamo delle montagnette di amido di mais. Che belle! Quindi prendiamo lo slime a poco a poco
e tuffiamole nelle montagnette di amido di mais e mischiamo insieme i due elementi fino a quando non sarà completamente morbido e non appiccicoso. Ed eccoli qua i nostri fluffosissimi fluffy slime. Questo è ancora sporco di maizena, ma giocandoci un po', squisciandolo ben bene, tornerà tutto normale. E guardate ragazzi, potete infilare le dita, tirarle fuori e loro non si appiccicano. E adesso divertiamoci a squisciare più forte che possiamo. E voilà, mani pulite! Divertitevi a squisciare il vostro fluffy slime e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Scusate, no, ne mangio solo uno, giuro. Tutti gli altri verranno devoluti in fluffy slime. Vedo una manina. Oh, una manina che vuole... Gnammi! Ma ragazzi, potete farlo anche col vostro fluffy slime. Prendetene un pezzettino. È buono. Sa come il marshmallow. Hai detto che non mangiai più. È vero, però è irresistibile. Naturalmente, ragazzi... Mangiatelo solamente se lo manipolate per poco tempo e con le manine pulite, perché se avete fatto di tutto con quelle manazze e poi lo manipolate a lungo e poi mettete quel fluff in bocca, diventa peggio di quello chimico. Radioattivo direi. E allora ragazzi, divertitevi nelle vostre cucine a giocare serenamente, senza usare borace, senza usare detersivi che possono essere irritanti per le mani. Divertitevi e createvi il vostro fluffy slime del tutto commestibile. Bene, se questo video vi è piaciuto, fluffatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Noi vi aspettiamo anche sui nostri canali, che sono Potty Toys, il canale di giocattoli di Enzo, Due Cuori e Una Cappa, il canale di cucina mio e di Gabriele, mio marito, e naturalmente io da sola vi aspetto anche su Ombretta, il mio canale di lifestyle e chiacchiere al femminile. E allora, basta cianciare, andiamo a giocare! Andiamo a giocare! Tan tan ta 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 ta, Fluffy Slime! Ci vediamo presto, ciao! Ciao.